Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Innanzitutto, Biglino, mi sembra evidente dalla sua storia che leggo che lei non sia uno dei soliti propagatori delle teorie sugli UFO, lei è uno studioso della Bibbia. Sì, esatto. Diciamo, il discorso degli UFO semmai è un discorso assolutamente marginale, nel senso che non me ne importa nulla. Lei traduce dall'ebraico antico, quindi ha tradotto. Sì, esattamente. I 19 libri della Bibbia, quindi diciamo è un'esigenza. Ne ho tradotti di più, quelli li ho tradotti per l'edizione di San Paolo, ma ovviamente ne ho tradotti di più, sì. Poi l'edizione di San Paolo ne hanno pubblicati 17 col mio nome, perché gli ultimi due non li hanno più pubblicati quando io ho cominciato a raccontare, insomma, che cosa veramente leggo nei codici ebraici, che quindi è chiaro che lì il rapporto di lavoro si è interrotto. Lei ha scritto per Mondadori, cito solo il suo ultimo libro, La Bibbia non parla di Dio, uno studio rivoluzionario sull'Antico Testamento. Ecco, vediamo in ragione di quella che è la scoperta di cui parlano tutti questa mattina. Marte avrebbe tracce di acqua, quindi su Marte potrebbe esserci una probabile forma di vita. Questa è un dato scientifico. O quantomeno esserci stata, insomma. Ecco. Esserci stata, questo rivoluziona, diciamo, tutte le nostre teorie geocentriche, che questo è il centro assoluto. Sì. Che direi sarebbe bene abbandonare comunque, al di là di ciò che uno possa pensare su altre vite o meno, ma insomma direi che sarebbe ora di cominciare ad abbandonarla. Ecco. Quanti sintomi comunque di questa idea diffusa e rivoluzionaria ha trovato nelle sue traduzioni, nella sua indagine scientifica dei testi biblici? Ma guardi, il discorso è che io ovviamente è chiaro che parto, perché questa è la mia scelta metodologica, parto dal testo biblico, chiaramente. Poi, siccome il testo biblico, come sanno tutti gli studiosi, compresi i docenti pontifici, è soprattutto per quanto riguarda i racconti delle origini, una copia rielaborata di testi molto più antichi, in particolare testi sumero-accadici, ma anche testi fenici, allora è chiaro che è necessario, come dire, anche chi e quando ha deciso questa è la Bibbia, d'ora in poi questa sarà la Bibbia, rispetto a tutte le versioni precedenti. Ah, guardi, questo è stato deciso nei secoli, veramente, ma oltretutto noi abbiamo una delle Bibbie possibili, mi spiego, noi, quando intendo noi, intendo dire la cristianità occidentale, anzi la cattolicità occidentale ritiene veri, cioè ispirati, diciamo 46 libri dell'Antico Testamento, il canone ebraico ne ritiene veri solo 39, diciamo, il canone samaritano ne considera veri soltanto 6, quindi capisce che insomma ci sono stati vari centri, chiamiamoli così, di potere e di controllo, ciascuno dei quali ha definito un suo canone dicendo questi sono i libri a cui credere. I cristiani copti credono veri dei libri che non sono veri né per i cristiani romani né per gli ebrei, e quindi insomma diciamo che la Bibbia vera dipende un po' dal luogo in cui nasciamo, ecco. E questo già è un dato oggettivo, non è una sua idea. Oggettivo, su questo proprio non c'è possibilità di discussione, questo è un dato oggettivo. Ecco, invece nella sua indagine approfondita proprio del testo, l'esegesi del testo, cosa viene fuori che è considerato, diciamo, se non altro imbarazzante rispetto alle esegesi allineate poi con le grandi religioni che fanno della Bibbia il loro testo sacro? Sì, guardi, viene fuori che in realtà la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. Lei pensi che la lingua ebraica biblica, ma anche quella moderna, cioè non ha il termine che significa Dio. Proprio non ce l'ha. Quel termine che viene tradotto con Dio, che è un termine Elohim, in realtà nessuno al mondo ha la certezza di che cosa significhi. Ma se non è Dio il protagonista della Bibbia, di un testo no, sacro? No, assolutamente. Chi è il protagonista? Chi ne è protagonista? Starei per dire per fortuna, insomma, per fortuna un po' per tutti noi, perché insomma sarebbe un vero dramma se Dio fosse il protagonista. Dio se c'è, io non me ne occupo. Questo riguarda la fede dei singoli nei confronti della fede. Io non ho mai nulla da dire, perché è una scelta assolutamente personale, quindi come tale deve assolutamente essere rispettata, e chi ha fede se la deve vivere con coerenza e determinazione. Io dico solo che la Bibbia, così come i libri dell'antichità, non parlano di Dio, del Dio inteso
così come lo intendiamo noi, che è un po' un frutto del pensiero soprattutto greco-ellenistico, del platonismo, dell'idealismo platonico e neoplatonico, eccetera. Quindi lì proprio si parla di individui molto concreti in carne ed ossa, insomma. Se vogliamo tradurla su un piano, diciamo, di racconto legato a questo evento qua, chi sono i protagonisti? Come potrebbe definirli? Di chi si tratta? Allora, guardi, facciamo così, per definirli uso una tavoletta che è pubblicata dalla Oxford Press University, cioè quindi nelle traduzioni degli accademici, no? Delle università, per esempio questa qui è la tavoletta NBC 11108, nella quale si dice chiaramente che quando questi individui, e che per la Bibbia sono gli Elohim e per i racconti sumero-accadici da cui la Bibbia deriva sono gli Anunna, dice che quando questi individui ancora non circolavano sulla terra, stavano su una dimora celeste priva di vegetazione. E quindi pare dai racconti antichi, se noi facciamo finta che siano veri, ovviamente, perché questo dobbiamo fare finta che siano veri, perché magari avessimo la verità sarebbe tutto più semplice, ma non ce l'abbiamo, e quindi facendo finta che siano veri dobbiamo pensare a individui che peraltro i popoli di tutti i continenti della Terra definiscono figli delle stelle, e quindi o i popoli hanno inventato tutti la stessa cosa, oppure facciamo finta che si scriveva nell'antichità, riportasse cronache o comunque ricordi di cronache vere, beh, allora sono individui che sarebbero arrivati qui da altre parti, non mi chiedere da dove perché ovviamente non lo so. I testi vedici, lei pensi, dicono che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui, e quindi facendo finta che cerchiamo di capire se ciò che ci hanno raccontato gli antichi ha fondamento e vediamo che cosa ne scaturisce. Ripeto, io sono 6 anni che lo dico nelle conferenze, sempre facendo finta che, perché purtroppo la verità io non ce l'ho assolutamente, ci sono un sacco di persone, un sacco di maestri, un sacco di guru che invece hanno la verità, quindi chi vuole la verità deve andare da loro, non da me. Io sto cercando di capire. Tenendosi però, Mauro Bignino, strettamente legati a una traduzione, un'esegesi, un'interpretazione sua, quali sono i segnali più evidenti? Me ne dica un paio in cui nella Bibbia già c'è questa sono questi, presenza. Guardi, che gli Elohim nella Bibbia sono sempre considerati, intanto sono tantissimi, sono decine, molti sono chiamati per nome, cioè esattamente con il loro nome. Dalla Bibbia si capisce chiaramente che erano, almeno quelli di cui parla la Bibbia, di pari rango, cioè avevano esattamente gli stessi diritti, gli stessi poteri e direi gli stessi doveri nei confronti dei popoli che a loro erano stati assegnati dal loro comandante, che la Bibbia chiama chiaramente Elion. Dopodiché la Bibbia ci racconta che questi Elohim hanno fabbricato l'uomo, letteralmente fabbricato. Lei prima ha citato il mio libro La Bibbia non parla di Dio di Mondadori, dove all'interno ho cominciato a pubblicare studi di biologi molecolari che stanno rilevando come il racconto biblico, e lo scrivono, sia veramente la descrizione di un protocollo di clonazione, ma proprio una descrizione particolareggiata di un protocollo di clonazione. Quindi questi individui hanno fabbricato l'Adam, la Bibbia dice chiaramente che questi individui vivono molto più dell'Adam, ma sono mortali come l'Adam, quindi dà delle caratteristiche, diciamo, di ordine pratico, di ordine concreto, di ordine materiale molto molto precise, ponendo però una distinzione netta: gli Elohim non sono Adam, gli Elohim sono quelli che hanno fabbricato l'Adam. Quindi esattamente tutta l'evoluzione va riscritta, perlomeno nella sua fase iniziale. Ci sono dei genetisti e dei biologi che stanno prendendo in considerazione l'ipotesi che noi siamo il frutto di un'evoluzione che da un certo momento in avanti è stata pilotata, è stata finalizzata. Finalizzata a che cosa? A produrre degli individui in grado di comprendere ed eseguire ordini. Questo è ciò che ovviamente ci raccontano i testi antichi, ma se questa parte della genetica che sta prendendo in considerazione questo, e ripeto, nell'ultimo libro ho proprio pubblicato a firma a firma loro, quindi a firma dei biologi, quindi non mia, a modo che le parole sono le loro, firmate da loro, quindi non ci sono dubbi, stanno prendendo in considerazione l'idea che in effetti se noi siamo il frutto di un'evoluzione pilotata, beh, si hanno risposte a molte domande sull'origine del Sapiens, domande che ad oggi sono senza risposta. I famosi anelli mancanti. Noi siamo proprio così. Ecco, i famosi anelli mancanti a questo punto era tutta una grande sperimentazione. Una grande
grande sperimentazione per creare una specie efficiente. Questo è ciò che pare di capire, questo è ciò che pare di poter rilevare dai testi antichi, compresa la Bibbia. Ma non sarebbe nulla di straordinario quello che noi facciamo con i cavalli, con i bovini. Quando noi prendiamo una specie, la adattiamo intervenendo geneticamente su quella specie, dando per assurdo, per ipotesi, che ci siano dei colonizzatori della Terra, come oggi noi speriamo di poter colonizzare Marte. Arrivano sulla Terra, cosa fanno? Creano una specie per poter rendere questo pianeta efficiente ai loro bisogni, non so, di... Direi che lei ha fatto una sintesi, diciamo, meglio della quale non si può fare. Beh, mi sembra abbastanza semplice. Ciò che ha detto, sì. No, ma infatti è semplicissimo. Sa qual è il problema? Il problema è che c'è una sorta di rifiuto a prioristico, no? Cioè molti, non è possibile. Perché non è possibile? Perché noi lo stiamo facendo. E perché non è possibile che altri lo abbiano fatto? Guardi, c'è il professor... Scusi, se dovrebbe essere possibile che un signore con le lettere di fuoco scrive sulle pietre le 12 tavole della legge, anche questo può essere possibile. Esattamente, allora c'è il professor Westcott, che è preside della facoltà di antropologia dell'Università di Madison negli Stati Uniti, il quale scrive in un suo libro che noi come sapiens, al di là di tutta una serie di caratteristiche, ne abbiamo alcune che sono veramente curiose, perché dice: noi abbiamo delle caratteristiche sia dal punto di vista anatomico, cioè l'addolcimento di certi tratti del viso eccetera, ma soprattutto dal punto di vista comportamentale, attitudinale, caratteriale. Dice: abbiamo certe reazioni emotive che sono, lo scrive nel suo libro The Divine Animal, cioè insomma l'animale divino che saremmo noi, cioè fatto da quelli là, dice che caratteristiche che sono tipiche delle specie addomesticate. E siccome nessuna specie si addomestica da sola, se per caso questo fosse vero, perché ripeto siamo sempre nel campo delle ipotesi, beh insomma sarebbe un'ulteriore conferma del fatto che qualcuno ci ha fabbricati con delle finalità precise e poi ci ha pure un pochettino addomesticati, cioè ci ha, come dire, introdotti ad un certo tipo di vita. E però tutto questo ha una sua coerenza che è abbastanza palese, insomma, per cui io dico che vale la pena, quantomeno in assenza di verità, di tenere la mente aperta, la mente libera, perché insomma alle volte la verità può arrivare dalle direzioni più inattese. Lei ha fatto un pensiero quando ha letto i giornali questa mattina su Marte, ha sentito i telegiornali ieri del genere? Guardi, siccome ultimamente sto studiando delle tavolette assire sumero accadiche che parlano di cose che questi hanno fatto qui intorno al 2000 avanti Cristo, le dico molto francamente che quando le collego al discorso del loro luogo di provenienza privo di vegetazione, se penso a ciò che hanno fatto qui, ciò che gli antichi dicono che hanno fatto qui, perché ripeto, io faccio sempre finta che sia vero, perché non lo so se è vero, devo dire che se questi fossero arrivati da Marte dopo averla devastata, non mi stupirei. Diciamo l'informazione. Sto ridendo, perché ovviamente non ho nessuna prova. Alla fine le informazioni che ci hanno dato quando ci hanno costruito sono quelle di devastare il nostro pianeta. Quindi In effetti, lei pensi che ci sono delle tavolette assire, tipo la lamentazione di Uruk, la lamentazione di Ur, dove si dice che questi signori, dopo aver usato in un certo territorio qui, dopo aver fatto un consiglio dei capi e aver consentito l'utilizzo di certi tipi di armi, hanno dovuto abbandonare i posti in cui stavano, perché c'è scritto una frase bellissima dove dice: ma che il vento di morte arrivasse fin qui, questo chi poteva predirlo? Cioè, e devono scappare dai posti in cui stanno, perché non pensavano che per via dei venti eccetera, insomma, ciò che loro avevano fatto in un certo territorio potesse arrivare a coinvolgere i luoghi stessi in cui loro risiedevano. E quindi non mi stupirei di nulla, ecco, diciamo. Quindi questi nostri possibili dei fabbricatori sono anche molto umani, li riconosciamo con molti dei nostri difetti. Ma guardi, quando si dice che noi, dal punto di vista biblico, noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, intendendo per Dio quelli lì, perché no? Direi che proprio l'affermazione è perfetta. Invece di un Dio incazzoso e vendicativo come nella tradizione, è un Dio che in realtà non considera quanto sia sventate le sue conquiste di territorio. Esatto, cioè, alle volte non è in grado di prevederle, insomma, è che questo stupisce, no? Se fosse veramente un Dio onnisciente, onnipotente. Beh, alla fine torna tutto. Grazie, professor Biglino. Grazie a voi dell'interesse. Buona giornata, buon proseguimento. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta.
Lunga. Cronache meridiane. Milioni di persone in tutto il mondo credono che in passato siamo stati